È fondamentale che noi abbiamo queste conoscenze e soprattutto comprendere qual è il vero meccanismo, per cui è inutile parlare di una dieta acida o di una dieta alcalina, perché tutto è regolato a livello proprio tissutale ed è lì che dobbiamo pensare di fare le nostre cose. Ecco, questo è un intestino, è un villo intestinale, senza batteri. Quella alla vostra sinistra è un cavolfiore secco, rinsecchito. I nostri batteri sono la nostra cooperazione, la vita. Ma basta osservare la natura per comprendere questo significato. Questo è il lavoro, mi dispiace che si sono sovrapposte alcune immagini per il trasferimento. Comunque si parla oggi di immunoediting, si è ripreso questo concetto, cioè dell'immunosorveglianza. Parliamo di terapia immunologica, ma nessuno mai parla di terapia immunologica come primo step, stile di vita e ambiente intestinale, perché l'immunoediting parte proprio da lì. Ci sta qualche piccolo segnale, ci dicono che i probiotici, questi batteri, abbiano un ruolo positivo nella nostra prevenzione della cancerogenesi. Come vedrete, se non ci alimentiamo in un certo modo, questi batteri si adattano all'ambiente. Questo signore, che ha avuto un premio Nobel, non perché ha scoperto i probiotici, ma perché era un osservatore, uno zoologo, ha detto: guardate, è il latte acido che dà benessere e longevità, sebbene abbiano una dieta ricca di proteine animali. E quindi è iniziata questa cultura che negli ultimi 20 anni è diventata applicata, però perdonatemi, si parla di yogurt, con un unico due microorganismi, labili da un punto di vista termico, ma lui parlava di tutt'altro, parlava di un coordinamento di almeno 25-30 microorganismi, in una parola il kefir. Prevenzione del tumore al colon: sappiamo bene che se noi alimentiamo il nostro intestino con i batteri riusciamo a ridurre le ammine, ecco il trasduttore. Allora, questi batteri che hanno un loro genoma, insieme al genoma delle nostre cellule, il rapporto è 1:10, cioè 10 microrganismi una cellula, noi riusciamo a coordinare il sistema immune. Quindi non può essere un singolo microrganismo in grado di cambiare l'orchestra. Quell'orchestra che vi ho fatto vedere è fatta di protozoi, di virus, di lieviti, di muffe e di lactobacilli. E i lactobacilli dei quali si parla sono la minor parte di questa orchestra, sono gli archi, tanto per intenderci, è l'ARPA. Non ne posso mettere 10, ne devo mettere una che coordina. E allora rientriamo sul nostro tema. Il punto di forza è il microbiota, cioè tutti questi microrganismi che sono nel nostro intestino. Ma sono in funzione del nostro vissuto, della nostra qualità di vita. Se voi vi arrabbiate, produciamo una quantità di neurotrasmettitori che creano un ambiente disbiotico, cioè che alimentano alcuni microrganismi. E allora chi è il trasduttore epigenetico? Il trasduttore epigenetico è il microbioma, cioè questa interazione di geni. Attenzione, interazione di geni. Quindi dovete incominciare a comprendere che dare miliardi di un solo microrganismo, quando questi muoiono, lasciano i loro geni, si chiamano plasmidi, ne parleremo dopo, e possono essere trasferite delle resistenze. Quindi anche questo è un altro concetto che noi dobbiamo portarci a casa. Noi sappiamo che alcune persone sono molto sensibili all'istamina, no? Abbiamo gli alimenti istaminoliberatori, chi è sensibile alla cefalea, si parlava delle intolleranze. Ebbene, questi neurotrasmettitori sono semplicemente prodotti nel tratto gastroenterico. La dopamina, il piacere, questo neurotrasmettitore che noi tutti tanto cerchiamo e che vogliamo anche con dei comportamenti e stili di vita sbagliati, per il 70% è prodotto nel nostro stomaco e intestino. Il futuro sarà fare dei test per prevenire l'Alzheimer prendendo un pezzetto di mucosa gastrica. Se noi dobbiamo pensare di dormire bene, abbiamo bisogno di mangiare bene, cioè di aumentare la serotonina, e lo possiamo fare aumentando i pasti della sera di carboidrati e così via. Questo organo del quale io vi sto parlando, che è un metaintestino, si chiama metagenoma, cioè l'interazione cellula intestinale e microorganismo. Quando questi microrganismi stanno nella nostra pancia e si rompono perché si degenerano e scoppiano, liberano il loro DNA. Che fine fa questo DNA? Si chiamano plasmidi, viene trasferito alle nostre cellule, quindi come se avessimo un organismo OGM in pratica. Scusatemi. Allora, quando noi prendiamo in farmacia uno dei probiotici dei quali si parla, ci dobbiamo porre questa domanda: ma sono vivi? Sono vitali? Arrivano? Colonizzano? Cioè io ho bisogno di un microrganismo vivo che sia in grado di interagire con le cellule immuni. E questo è un lavoro fatto da Drago, chiunque se lo può leggere. Un'altra domanda:
ma questo microorganismo è un'orchestra, se io metto troppi tamburi vado a coprire gli archi e quindi devo avere la conoscenza di quali sono i batteri inibiti da quel microorganismo, quindi devo avere l'attività antibatterica perché ogni microorganismo libera una battericina, una sostanza che funziona come un antibiotico naturale, quindi io prendo una sostanza e ne uccido altri 10 di microorganismi. Questo è un antibiogramma fatto con i lattobacilli. Vedete che è come un antibiotico, quello che vedete al centro è una capsula, è un comune probiotico, ha avuto un'azione litica sui comuni patogeni. Quindi non è possibile prendere una molecola pensando che sia innocua e che più ce n'è dentro, più miliardi ce ne ho messo e meglio è. Questo è quello che vi dicevo prima. Se io prendo un microorganismo posso inibire alcuni patogeni, ma potrei anche non inibirli. Il caso di alcuni lattobacilli, ad esempio sull'Helicobacter pylori, che hanno un'azione inibente. Allora questo ci riporta a quello che dicevo prima. L'Helicobacter sta nello stomaco perché ha trovato l'ambiente ideale per sopravvivere. Quindi noi dobbiamo modificare lo stile di vita e l'ambiente di vita per cambiare il microorganismo, altrimenti ritorna di nuovo. E ancora, potrebbe essere una soluzione allora prendere tanti antibiotici? A proposito dell'Helicobacter, all'inizio si era pensato di sì, perché abbiamo capito che i probiotici liberano delle battericine, ma se non cambiamo lo stile di vita non serve assolutamente a nulla, ecco perché si è fermata la ricerca. Quindi lo stile di vita è la parte fondamentale che deve essere perseverante nella nostra quotidianità. Ancora, quando noi prendiamo un probiotico dobbiamo sapere se diamo degli antibiotici, spesso si danno per coprire la diarrea da antibiotici. Intanto bisogna sapere se è resistente. Ad esempio, tutti gli antibiotici per l'età pediatrica sono sensibili, quindi non possono essere associati. Questa è un'altra della limitazione. Un'altra cosa che dobbiamo avere come informazione, ma è colonizzante, cioè interagiscono questi batteri col sistema immune? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, perché se non c'è interazione non c'è immunomodulazione. Vedremo che cosa significa. Questo è una fiche, una metodica che ci permette di leggere che un certo tipo di lattobacillo è colonizzante. Ma non mi basta sapere che sia un microorganismo che arriva nell'intestino e che non muoia e che colonizza. Devo sapere se libera citochine, citochine buone. Questo è un altro lavoro. Io non mi dilungo sui lavori perché non ho il tempo a sufficienza, però il messaggio è che deve liberare delle citochine, tra cui la interleuchina 10, poi c'è la 12, il tumor necrosis factor. Questo per dire che se tutto questo è presente, vedete lì si attivano i TH1 helper, ecco l'immunomodulazione, quindi io devo avere conoscenza che quel microorganismo sia arrivato a destinazione e abbia dato un segnale a chi? Alle cellule T. E come ci è arrivato il messaggio? La domanda è: qual è il messaggero che ha permesso alle cellule T di arrivare e colonizzare? L'interleuchina 10. Ma siete proprio sicuri che questo microorganismo sia così valido come un antibiotico? Ebbene, questo è un altro lavoro. Vedete, sono dei pulcini infettati dalla salmonella e vedete che se sono stati pretrattati, vedete l'intestino lì integro, la lamina basale sotto, invece è tutto distrutto all'immagine sopra, e quindi noi abbiamo la certezza di aver utilizzato un farmaco. Quindi noi quando utilizziamo un probiotico dobbiamo sapere che cosa stiamo utilizzando, qual è la dose e soprattutto quale antibiotico associarlo, esso stesso ha un'azione antibiotico simile. E allora, quando prendiamo un probiotico non posso sceglierlo a caso, è come prendere un cane, se deve fare un cane da guardia non posso prendere un cane da slitta, sempre cane è, quindi la specie Lactobacillus, la specie Rhamnosus, la famiglia non indica assolutamente nulla, bisogna avere il genotipo di quella sostanza, di quella molecola che è il DNA del probiotico. E allora entriamo adesso in quello che è il tema dell'immunomodulazione, soprattutto nel malato oncologico, perché noi abbiamo un problema di queste cellule che vengono tollerate. Allora facciamo una riflessione. Il sistema immune della donna gravida, il sistema immune del soggetto allergico, il sistema immune del paziente oncologico, qual è il comune denominatore? Il comune denominatore sono i T-regulator adattativi, cioè tutti tollerano il feto e quindi non c'è attacco verso il feto. Nell'allergia un allergeno innocuo diventa patogeno, quindi un T-regulator inversamente regolato,
Nel cancro c'è la tollerabilità di una cellula che sfugge, no? L'immunoediting ci dice che sfugge questa cellula. E allora io che cosa posso fare? Devo regolare. E per regolare che cosa devo fare? Devo stimolare il sistema adattativo? No, devo controllare il sistema innato. E chi è che mi coordina il sistema innato? Lo coordina una cellula che si chiama cellula presentante l'antigene, si chiama proprio così perché prende l'antigene e lo presenta, è un macrofago e quindi lo presenta alla cellula T nativa o TH3 o T0, che questa a sua volta si può differenziare in TH1 o in TH2. E questa cellula dendritica, che cosa ci dice questo lavoro? Ci dice che in tutti i processi infiammatori è impegnata. Quindi infiammazione intestino, intolleranza alimentare e infiammazione è il primo step su quale noi dobbiamo lavorare. Ecco la cellula presentante l'antigene. E guardate qual è il mediatore che comunica le cellule T. È l'interleuchina 10. E questa interleuchina 10, attenzione, c'è un passaggio fondamentale, c'è la vitamina D3. Oggi si parla di questa vitamina D3, ma nessuno mai vi ha fatto capire perché. La lampreda non ha il recettore per la D3, ha solo il VDR, che è il legame, eppure ha un meccanismo simile. La vitamina D3 si comporta perché agisce a livello genico, ha bisogno della vitamina A, necessariamente, che è il suo mediatore, ha necessità delle citochine, l'interleuchina 10, ed è indispensabile per la PC-cella. Quindi, vedete come dare un probiotico significa che io devo dare un'orchestra, devo somministrare una serie di alimenti. E vi faccio un esempio molto più semplice, il latte d'asina. Il latte d'asina è un latte magico, è un latte che non caglia, quindi non si può fare il formaggio, perché ha una povertà di caseina. Ed è la caseina una delle proteine principe più pro-infiammatorie. Perché? Perché il legame prolina-glicina è un legame difficile da tagliare, si creano degli eptapeptidi. Vi prego di prendere l'eptapeptide del glutine e l'eptapeptide della caseina, metteteli uno sull'altro, differiscono per due aminoacidi. Quindi non ci meravigliamo che le due intolleranze le troviamo spesso associate. E tutto questo io lo posso modificare se cambio i batteri, perché alcuni enzimi, alcune glicosidasi, vengono prodotte da alcuni microrganismi. E perché vi ho fatto l'esempio del latte d'asino? Perché c'è un sacco di lattosio. Voi sapete benissimo che una delle prime cose che si verifica è l'intolleranza al lattosio quando c'è un'infiammazione dell'intestino. Che cosa accade? Io ti do un sacco di lattosio nel latte d'asina e lo tolleri. Oh Gesù, e com'è possibile? La lattasi, la glucosidasi, cioè la lattasi viene prodotta dai batteri, da quella miscela di mix di enzimi e batteri presente nel latte. Ecco l'orchestra, l'aiuto, la cooperazione. Quindi non dobbiamo leggere la chimica come processi singoli, ma dobbiamo leggerli sempre come una sinfonia. Questo è il recettore più importante dell'APC, è il Toll-like receptor 2. Il Toll-like receptor 2, guardate quello che ha detto il professore Salem prima, ecco perché vi ho detto sono onorato di questa prima presentazione, perché sono i recettori dell'infiammazione, il PPAR gamma, il NTLA-FKB, e questa è la vitamina D come trasduttore delle cellule T. Quindi, come vedete, è un'orchestra che bisogna pensare, bisogna cambiare indispensabilmente il tipo di vita. Vi faccio l'esempio più banale. Io ti do il probiotico e poi ti do gli oli trans attraverso le brioscine, o ti faccio bevere la bibita gassata con dell'acido carbonico. Quei poveri batteri non potranno mai creare l'ambiente idoneo per quegli enzimi che hanno un pK particolare. E quindi io gli posso dare tutte le cose più buone del mondo, ma è assolutamente inutile. Quindi diventa fondamentale il tipo di olio, diventa fondamentale togliere alcuni alimenti che sono il glutine moderno, cercare di dargli lo stesso ma usare il farro ad esempio come sostituto del glutine. Come funziona tutto questo meccanismo? Ve la faccio breve e mi avvio alla conclusione. Funziona che arriva questo microrganismo, va nel tubo digestivo, vedete che l'APC cella prolunga quel braccino per andare a toccare il probiotico che gli serve, prende il suo Toll-like receptor 2, viene stimolato, produce l'interleuchina 10 e parte il segnale del TGF-beta e parte la via del TH1. Ecco, questa si chiama immunomodulazione. Noi non dobbiamo stimolare nulla. Il TH1 fa quello che gli dice il sistema innato. Il palazzo nasce con i pilastri. E questo lo dice anche una recensione di Romagnani e ci dice... Quando voi vi siete trovati di fronte a tanti bambini che si infestano facilmente da ossiuri, perché il bambino si infesta e l'adulto è resistente?
Perché quando il sistema TH1 non ce la fa più, chiama in aiuto il TH2. Vi parlavo prima dell'immunosorveglianza in gravidanza. La donna gravida ha un sistema immune TH2 orientato, cioè i TH2 aiutano ad avere la tolleranza. Quindi l'immunodepresso è un TH2 orientato. E allora guardate che cosa ci dice Romagnano. Ci dice: quando non ce la fanno più i probiotici, vengono in aiuto i micobatteri. Ricordiamoci la candida che recidiva. Io sono sempre soggetta alla candidosi e prendo l'anticandida. Probabilmente stanno aiutandomi a capire che c'è qualcosa prima che non va. E quando non ce la fanno più, perché non ci sono, perché sono stato bravo a usare gli anticandida, i vecchi amici si chiamano, la teoria degli old friend, gli elminti. Ci sono addirittura dei lavori in allergologia con i tricuris per cercare di proteggere questi bambini. Tutti che cosa fanno? Stimolano il toll-like receptor 2 a produrre l'interleuchina 10. Santo cielo, abbiamo la cosa più semplice di questo mondo: gestire un paio di pasti al giorno, un poco d'acqua, un poco d'olio e dei lattobacilli a bassa concentrazione. Ecco, questo è il messaggio. Ma nemmeno questo basta, perché per avere una buona Ferrari ci vuole la benzina idonea e la chiave di accensione elettronica, che lo dà una piccola molecola che è molto presente ad esempio nei funghi, che è il beta-glucano, ma non un beta-glucano qualsiasi, l'1316. È il recettore per la detectina, per l'APC-Cell, che insieme ad un po' di vitamina C, attenzione, un po' di vitamina C, non megadosi in questa situazione di immunomodulazione. Per le megadosi invece abbiamo un altro tipo di lavoro, che è quello dello stress ossidativo quando lo dobbiamo provocare. E allora, leggere i lavori che io... tutta una serie di lavori che ci dicono che gli integratori non funzionano e che lo stress ossidativo non scende, comprenderete bene che se non c'è questo lavoro a monte sull'alimentazione sono fallimentari o abbastanza fallimentari. Noi ci siamo occupati, quindi ringrazio per la domanda di prima, proprio del problema intestino e glutine. Questi sono dei nostri lavori dove noi abbiamo correlato la sequenza amminoacidica del glutine proprio alla sequenza amminoacidica eptapeptidica della beta-caseina, di una frazione della beta-caseina. Abbiamo compreso che negli alimenti questo processo è amplificato prevalentemente per due motivi. Uno è enzimatico, per carenza di enzimi per digeriscono queste proteine. Due, per il deossinivalerolo, che è una micotossina fortemente inquinante e molto presente nei grani moderni, per liberarli dalle infestazioni. Quindi il problema è che la conservazione del grano, quindi nemmeno il tipo di cultura, spesso diventa anche questo un danno. Quindi gli alimenti devono essere a chilometro zero. Questa era poi la conclusione. Questo è quello che accade. Vuole fare una domanda, professore? Allora, questo è quello che accade. Come vedete, nel nostro intestino ci sono delle giunzioni strette. Ci sono delle proteine che legano la giunzione stretta, che sono l'occlutina, la zonulina, che è uno dei marker selettivi che il professore Fasano utilizza per riprendere il discorso della permeabilità gastroenterica, che vengono rotte da queste molecole. Cioè questi eptapeptidi e questa deossinivalerolo e altre vomitotossine aprono queste gap tight junction e quindi rendono permeabile l'intestino. Questo è quello che vi dicevo prima, i due eptapeptidi di cui ci siamo occupati. E guardate che cosa accade quando un intestino è infiammato. Si formano dei neuropeptidi, cioè nel nostro intestino si formano degli oppioidi e quindi l'irritabilità dei bambini, la sindrome dell'iperreattività, ecco perché vi abbiamo parlato di iperreattività prima, è fortemente correlata ad un'alimentazione ricca di glucidi e di oli trans, perché in questi glucidi ci sono degli oli che infiammano, aumenta l'infiammazione, la proteina non viene tagliata tutta, si formano gli eptapeptidi, si forma la caseomorfina e la gluteomorfina, cioè degli oppioidi. E quindi voi comprenderete come lo sviluppo del bambino possa essere inficiato da questo tipo di alimentazione. Questo è quello che noi abbiamo fatto, ma mi avvio alla conclusione per dirvi un'altra cosa, che il latte, la sequenza di questa caseina, della beta 1, è la stessa sequenza del GLUT2, cioè del diabete, in realtà, del recettore per lo zucchero, del glucosio. Quindi voi comprenderete come anche la caseina è implicata nel meccanismo del diabete. Quindi non ci meraviglia questo. Questo è il lavoro che poi penso che commenteremo, fatto da Campbell, che non a caso guarda proprio la caseina, è uno degli alimenti che più infiamma. E mi accingo alla conclusione che il nostro intestino è fortemente influenzato dalle nostre emozioni, cioè dal ritmo circadiano. Quindi se noi non dormiamo la notte, vi potete mangiare quello che volete e potete fare tutto ciò che volete, perché il ritmo circadiano regola
per lo stress, per l'asse ipofisi sul rene, così come l'abuso di alcol di sera, purtroppo un'alterazione del microbioma. Questi sono tutti i lavori su questo. Io ci tengo invece a parlarvi di questo. Quindi, in conclusione, che cos'è l'immunomodulazione? L'immunomodulazione significa mettere il nostro microbiota, cioè questo chilo e mezzo di batteri nel nostro intestino, in condizione di interagire col sistema immune. Questo meccanismo si trasferisce alla progenie, si chiama epigenetica, cioè l'organo epigenetico per eccellenza si chiama microbioma. La manipolazione di questo organo ci consente di controllare l'infiammazione, il sistema dell'immunità innata e ci permette di dire soprattutto quali sono i batteri che noi dobbiamo alimentare in maniera periodica e non continuativa, perché loro si replicano, per mantenere lo stato di immunosorveglianza attiva. Mi devo soffermare su un microorganismo che se ne parla in malo modo, che è il Bacillus coagulans o Lactobacillus sporogenes. Questo, a differenza degli sporogeni, è un bacillo ed è un bacillo che è fortemente potenziato. Infatti, vedete, aumenta la risposta dell'immunità virale, quindi è molto interessante utilizzarlo nei malati immunodepressi, dove i virus hanno la loro azione maggiore, tant'è che viene utilizzato a tappeto in tutti i mangimi, cioè sanno bene gli allevatori che se mettono nel mangime questo lactobacillus riescono a evitare malattie virali e per loro è molto importante. Non è un probiotico ed è l'unico probiotico che non è autoctono, perché tutti i batteri dei quali dobbiamo nutrirci devono essere autoctoni. E adesso concludo su questo Toll-like receptor e la vitamina D3. Allora, io so per certo che se devo aumentare i livelli di vitamina D3 devo dare i lattobacilli. È inutile che ti do solo la vitamina D3. Se non cambio l'intestino non aumenta né l'assorbimento del calcio né della vitamina D3. Ma la vitamina D3 che cosa fa? Guarda caso interagisce col Toll-like receptor 2, quel Toll-like con cui il microorganismo, il lactobacillus, interagisce. Che cosa produce? Una serie di molecole che vedete qui, che sono delle citochine, cioè sono dei messaggeri per l'immunità adattativa. E allora, per concludere, noi possiamo certamente avere tanti lavori che ci parlano della vitamina D e sempre di più ne avremo, e ricordiamoci che il successo di questo sta proprio in una corretta alimentazione. Ma una corretta alimentazione, attenzione, senza eccessi di calcio, ritorniamo di nuovo al problema della caseina. Un'inutile ingestione di calcio mi riduce la vitamina D3 come assorbimento, quindi è inutile che io ingerisco solo vitamina D3 se non gli dico di eliminare il latte, tranne se non è un latte particolare, come vi dicevo prima. E questo è un lavoro ancora più interessante, ci dice: guardate che se noi diamo le capsule di lattobacilli non abbiamo la stimolazione del Toll-like receptor e non avviene una particolare stimolazione di immunosorveglianza che ha questa particolare denominazione, per stimolare il CD4. Per cui prendete le capsule, il CD4 non si modifica. Prendete uno, tra virgolette, una miscela di batteri, diciamo yogurt, ma parlo di altro, una miscela almeno di 20 microrganismi dentro, e questa inversione diventa estremamente significativa per l'inversione del rapporto CD4-CD8. E questi sono i dati. E allora, la bravura non è avere buone carte, ma bisogna giocarsi bene quelle che abbiamo in casa. In casa noi abbiamo l'olio, abbiamo un buon glutine dei grani antichi, cerchiamo di recuperare tutto ciò che di tradizione c'è a chilometro zero, abbiamo bisogno di enzimi digestivi che sono negli alimenti freschi e mai cotti, quindi bisogna inserire alimenti freschi. I batteri lavorano in orchestra con gli enzimi, altrimenti potete dare tutti i microrganismi che volete, ma credo che non riusciremo a raggiungere nessun obiettivo. Io spero di avervi dato molta curiosità. Se volete, sono qui per le vostre domande. Ringrazio ancora tutti, il professore Salem, il professore Bonucci e Fiorinelli. Perfetto, bellissima relazione, tante domande, tanti spunti, quindi mi aspetto anche diverse domande, probabilmente non le potremo poi esaurire tutte, ma forza. Manco una. Perfetto, se si porta il microfono, se... Dove sta? Qui.
Buongiorno, allora complimenti, mi è piaciuta moltissimo questa relazione. Mi chiamo Patrizia Prosperi, sono una ginecologa, un oncologa, lavoro alla Sapienza. Sono venuta un po' per curiosità, perché diciamo che appartengo al mondo un po' più classico della medicina. Però mi ha fatto venire in mente una serie di cose molto interessanti, non so se lei se ne è occupato. Perché sempre di più ci si sta un po' interessando all'allattamento come materno, come prevenzione per tutta una serie di patologie. È stato, diciamo, molto misconosciuto questo problema e recentemente, insomma negli ultimi anni, stanno uscendo dei lavori molto interessanti sull'allattamento materno come prevenzione nel diabete di tipo 1. Che insomma è una cosa che per, diciamo, i medici un po' con una preparazione classica colpisce un po', no? Ci sono alcune patologie che le consideriamo un po' delle malattie che vengono trasmesse, genetiche, autosomiche dominanti, eccetera, per cui ci colpisce molto di come una modalità di nutrizione che è stata molto sottovalutata negli anni, in realtà ancora oggi viene molto misconosciuta rispetto a tutte le potenzialità. Allora, mi ha fatto venire in mente, no? L'importanza del colostro, no? Allora, nelle cliniche ostetriche si dice, vabbè, ma insomma, che vuoi che sia, no? Un biberon con latte artificiale, no? Invece noi sappiamo che anche un solo biberon in qualche modo toglie quella patina che determina il colostro di protezione a livello intestinale. Ecco, volevo sapere se lei ci poteva dare qualche indicazione in più rispetto a questo argomento. Hai toccato un tasto molto bello e penso che sia interessante per tutti avere questa informazione. Intanto confermo che il latte, quando viene dato proprio nel momento della nascita, deve essere un latte ricco di batteri. Non a caso il primo lattobacillo è stato isolato proprio dal latte del seno di donna africana. E la cosa è strana, com'è possibile che un lattobacilla sia nel dotto galattofero? Come ci sia arrivato lì? E allora significa che ci è arrivato per via ematica, ci è arrivato per altre strade. Certamente non può essere una contaminazione esterna, perché nell'ambiente della cute esterna in questa donna non ci sono i lattobacilli e non potrebbero sopravvivere. Ripeto, il microbioma ha un suo microambiente. La cosa interessante è che il latte materno non ha caseina, in particolare non ha la frazione di 32 amminoacidi contenuta nella sequenza della beta-caseina. E c'ha l'alfa-lattoalbumina molto alta e non c'ha la beta-lattoglobulina. E allora forse dovremmo rileggere, quando noi parliamo di proteine dobbiamo leggere la qualità delle proteine. È povero di proteine pure, tra l'altro, rispetto al latte vaccino in toto, e c'ha gli omega 3 in rapporto inverso con gli omega 6 e c'ha il lisozima. Quindi noi non possiamo dare il latte adattato. È preferibile evitare anche di dare lo zucchero, il glucosio, la soluzione glucosata. Perché? Perché è proprio nelle prime 2 settimane che si decide il destino della tolleranza immunologica. Cioè, se madre natura ci ha dato i batteri nel latte, significa che devono arrivare prima i batteri e poi deve arrivare il latte, altrimenti arriva prima il sistema immune e poi si deve adattare il sistema immune su una stimolazione specifica che è partita dall'intestino. Quindi è talmente importante il colostro o un latte ricco di batteri, e soprattutto è talmente importante che sia povero di beta caseina, che credo che hai centrato, e quindi ti ringrazio per questa domanda. In merito poi alle malattie future, ho detto prima che la sequenza della beta caseina per 32 amminoacidi è la sequenza del GLUT2. E se io ho un fenomeno autoimmunitario latente e stimolo continuamente questo fenomeno autoimmunitario, non è difficile comprendere che il diabete può essere anche correlato, come alcuni studi dimostrano. Ma il problema è ancora più complesso, perché il processo autoimmunitario che parte in età infantile si può manifestare a 7-8 anni con le tiroiditi e con altre. Poi le cosiddette, la tiroidite poi si va a collegare alla malattia da glutine, insomma il
tema è molto complesso, quindi ti ringrazio e spero che in tutte le cliniche possano adottare quello che noi suggeriamo di dare. In realtà il nostro suggerimento, le prime due poppate, se non c'è la possibilità, date il latte d'asina oppure prendete il colostro della mamma che ce l'ha. Ok, grazie. Tempi stretti per le domande e per le risposte. Però lasciamo spazio. Prego, breve però e breve la risposta. No, prego, prego, però breve. L'argomento è troppo interessante, sì. Sicuramente. No, una sola cosa volevo aggiungere rispetto alla colonizzazione, che nella madre che partorisce si ha con il pelle a pelle, subito dopo il parto. Avviene in contestualità. La conferma di quello che dici. Perfetto, contestualmente al parto. E sono sempre lattobacilli che sono, sia nel dotto galattoso, sono gli stessi che nel momento del parto. Quindi è fondamentale, infatti, quando voi individuate lo streptococco, che non ci sia, perché esprime un ambiente che è andato oltre l'acidità. Quindi eliminare questo microorganismo significa prevenire la possibilità di colonizzazione degli altri, che noi è quello che vogliamo. Ok. A questo punto mi inserisco però con una domanda, ma brevissima risposta. Anch'io. Cosa pensa il collega dell'uso del colostro caprino e bovino in adulti, chiaramente? Il colostro va bene comunque, di qualsiasi specie, perché è povero di beta-caseina. Quindi se parliamo di colostro la risposta è sì. Se io dovessi scegliere tra il bovino e il caprino, sceglierei il caprino, perché la sequenza differisce per 32 amminoacidi, ma se proprio volessi essere tranquillo e non ho questa possibilità, in alternativa ci sarebbe un altro tipo di latte. Questo. Grazie. L'ultima e poi chiudiamo. Sono qua. Qua. Volevo, prego, intanto complimentarmi. Sì, sono di fede. Volevo complimentarmi con Andrea. Grazie. L'unica cosa che volevo aggiungere è che la colonizzazione del seno, del capezzolo materno, col bifido serve anche per prevenire le mastiti. E questa è una cosa molto interessante. Se c'è una carenza poi un po' di bifido nella mamma, durante l'allattamento è consigliato darne. Quindi il lattobacillo, oltre che sul sistema immunitario, previene quel disturbo della mastite che molto spesso impedisce poi l'evoluzione, insomma, dell'allattamento. Ok, grazie. Grazie a voi. Un ultimo appunto, perché vedo l'argomento interessantissimo. Orchestra. L'orchestra c'è già, nasce con noi, ok? L'ha selezionata Madre Natura. Noi dobbiamo intervenire poi successivamente perché per influssi esterni, epigenetici, qualche orchestrale stona, se ubriacato, non suona più bene. Questa selezione di chi sostituire, come sostituire, quanto sostituire, quando sostituire, all'atto pratico, come la facciamo? Lo fa l'uomo scegliendo quello che mangia. Quello che fa la natura, mette a disposizione altri orchestrali che ha. E il primo step sono i micobatteri. Il secondo step sono gli elminti. Quindi noi già sappiamo il livello di danno a livello di infiammazione gastroenterica. Chi si vuole cimentare, dosi la zonulina e si rende conto di quanto è permeabile l'intestino e di quanto è grave l'evento. Volevo aggiungere una cosa che ha detto molto bella di fede, lo ringrazio, perché dovete sapere che le mastiti appartengono alla mucca e sono costrette a fare sempre antibiotici. L'asino non fa mai una mastite e non ne ha bisogno. Avete compreso perché? Grazie. Perfetto, grazie. E allora procediamo, mi dicono di stringere, benissimo. Adesso la dottoressa Alessia Fabbri, Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità in Roma, con questa relazione sul CNF1 prodotto da Escherichia coli, una tossina che agisce sulla regolazione tumorale, un nemico o una nuova terapia? È uno studio, leggo, fatto insieme ad altre colleghe, forse è bene citarle, Francesca Rosati, Giuliana Ballan, Stefano Loizzo e Carla Fiorentini. Prego. Grazie dell'invito con gli organizzatori, grazie anche di queste relazioni precedenti che mi aiutano anche a introdurre questo argomento. Io vi parlerò di una tossina che è prodotta da alcuni ceppi patogeni di Escherichia coli, che ha delle caratteristiche molto particolari e molto promettenti, perché non è un po' come si pensa sempre le tossine, una tossina, un effetto, ma come vedete dal titolo è una tossina che abbiamo chiamato una Janus toxin, perché è il Giano al dio bifronte, quindi ha proprio due aspetti particolari, due caratteristiche, gioca continuamente tra queste due caratteristiche.
gioca con la regolazione delle cellule cancerogene, quindi noi ci siamo chiesti un nemico oppure un amico. Andiamo brevemente a quella che è l'aspetto molecolare di questo CNF1, è prodotto appunto da alcuni ceppi patogeni di Escherichia coli ed è stato isolato per la prima volta nell'83 nel nostro istituto dal gruppo di Caprioli. È una tossina monomerica e multidominio, che vuol dire, come vedete qui sotto, è un'unica proteina e all'interno della proteina ci sono delle zone specializzate a fare delle cose particolari, un dominio di legame al recettore, un dominio di traslocazione, che adesso vedremo a cosa serve, con due eliche idrofobiche, e un dominio catalitico, perché è un enzima. Quindi come tale ha un effetto molto specifico. Come funziona? Come entra? Entra attraverso un processo di endocitosi recettore mediata, quindi si lega un recettore, si sa che è il recettore della laminina, ma ce ne sono altri non ancora perfettamente noti, e entra nelle cellule forma per endocitosi, quindi si trova all'interno delle vescicole in seguito alla diminuzione del pH che avviene normalmente nelle vescicole mano a mano che l'endosoma procede, la tossina cambia di conformazione, quindi la porzione di traslocazione si inserisce attraverso le due eliche idrofobiche nel doppio strato lipidico e la porzione catalitica è libera di uscire nel citoplasma. Nel citoplasma va a colpire il suo bersaglio, che come enzima è un bersaglio molto specifico, sono le proteine Rho, della famiglia Rho. Il risultato è un'attivazione di un segnale cellulare. Brevemente, come agisce sulle RO? Le RO sono degli interruttori molecolari che esistono in due forme, una forma attiva e una inattiva, e ciclano continuamente tra queste due forme e di conseguenza regolano tutto ciò che accade all'interno della cellula, non tutto, ma numerosi effetti all'interno della cellula. Quindi la forma inattiva legata al GDP, attiva legata al GTP. Nella forma attiva trasducono, passano il segnale a tutta una serie di effettori che sono molte chinasi, che quindi danno poi gli effetti cellulari. Tutto ciò avviene attraverso l'ausilio di proteine regolatrici, una per attivarla e un'altra per disattivarla, la proteina GAP. Dove agisce il CNF? Agisce sulla RO nella forma attiva e modifica un acido particolare, la glutammina 63, e lo trasforma, attraverso l'aggiunta di acqua, in acido glutammico. Quindi il risultato cos'è? Una mutazione, anche se non è una mutazione genetica, un cambio di aminoacido in una proteina che fa sì che la RO non possa più essere disattivata neanche con l'aiuto della GAP. Quindi di conseguenza c'è continuamente il segnale agli effettori e continuamente succedono delle attività all'interno della cellula. Ora qui vediamo già un primo aspetto di Janus Toxin, perché da un lato attiva, ma dall'altro disattiva. Perché? Cosa accade? Le cellule, soprattutto le cellule normali, non sopportano alti livelli delle RO GTPasi attivate. Quindi che cosa succede? Ubiquitinano le RO GTPasi attivate quando sono molto alte e vengono distrutte all'interno del proteasoma. Quindi, da un lato, il primo aspetto duplice del CNF, da un lato è sembrato per tanti anni attivare le RO GTPasi, ma dopo un po' di tempo ci siamo accorti, i gruppi che hanno lavorato su questo si sono accorti che invece nello stesso tempo le disattiva e le porta a livelli leggermente più alti di quelli fisiologici, ma comunque disattivate. Tutto questo che cosa porta? Ad una serie di effetti cellulari, fa delle azioni il CNF, le RO GTPasi attivate tramite il CNF, sono una serie di cose che sono legate all'actina, l'actina è il citoscheletro della cellula, no? E vedete qua sotto delle cellule sullo sfondo, è quello che fa il CNF sulle cellule, polimerizza l'actina in fibre di stress, che sono queste fibre e quest'altre protuberanze di membrana. E poi fa tutta una serie di eventi che sono legati a questa polimerizzazione dell'actina, come aumenta la motilità cellulare, porta a multinucleazione e altri effetti che non sono collegati all'actina, ma collegati ad altre chinasi che vengono attivate, per cui protegge dall'apoptosi, attiva NFKB, e questi due eventi sono collegati, promuove il rilascio, la produzione e il rilascio di citochine infiammatorie, esprime COX-2, fa rientrare le cellule in ciclo, e ultimamente stiamo vedendo che attiva la transizione mitelio-mesenchimale, che è un fenomeno normale
anche, diciamo, nell'embriogenesi, nella riparazione delle ferite, quindi dai epiteliali le cellule diventano mesenchimali e hanno più possibilità di muoversi, ma è anche un fenomeno che invece nel cancro porta a qualcosa di un po' più deleterio, insomma, questa capacità, questa transizione epitelio-mesenchimale. Cosa ci siamo detti? Noi lavoriamo da tanto tempo sul CNF, abbiamo sempre pensato che il CNF fosse una tossina procancerogenica, proprio perché tutti questi effetti che fa sono degli effetti che fanno ricordare il tumore. E infatti l'idea che il CNF provoca il tumore non è stata così peregrina, perché ormai ci sono dei dati che lo affermano, che lo associano in qualche modo. È chiaro che un po' di tempo fa, il cancro era considerato una malattia genetica, ma adesso sempre di più viene anche associato, l'abbiamo anche sentito, viene associato alla presenza di agenti infettivi, in particolar modo nel nostro caso anche di agenti batterici. Questo soprattutto in quegli organi in cui i microrganismi sono particolarmente presenti, tipo per esempio l'intestino. Infatti i microrganismi dell'intestino, quelli che abbiamo appena sentito chiamare la microbiota, promuovono il cancro attraverso differenti processi. Questa è una review del 2014, quindi che riassume tante cose arrivate negli ultimi anni. Quindi la microbiota promuove il cancro attraverso una serie di eventi, attraverso l'induzione di uno stato cronico infiammatorio, attraverso la produzione di tossine batteriche che possono danneggiare per esempio il ciclo cellulare o danneggiare il DNA, attraverso la dieta anche, abbiamo sentito, che è molto importante. Insomma, tutte queste cose nel loro insieme, in determinate condizioni, possono dare origine al cancro del colon retto. Ancora di più, proprio con lo sviluppo di tecniche particolari, il Next Sequencing Generation, si è visto che la microbiota è molto importante nel cancro, cioè nel cancro cambia la microbiota, ossia andando a studiare i batteri associati con l'intestino sano e l'intestino malato, si è visto che nei diversi stadi del tumore erano presenti batteri differenti. E questo ha dato origine a quella teoria nel 2012, che adesso è molto utilizzata, quella dei driver and passengers, in cui i batteri vengono divisi un po' in due parti da questo punto di vista del cancro del colon retto. Ci sono dei driver che si trovano all'inizio dell'induzione del tumore, cioè sono quei batteri che particolarmente attaccano per esempio il DNA, danneggiano il DNA o danneggiano permanentemente il ciclo cellulare, che quindi inducono non il tumore vero e proprio, perché ancora non si è sviluppato, ma è il primo input. Dopodiché l'ambiente, il microambiente può cambiare, cambia in queste condizioni e quindi diventa più favorevole ad altri organismi che sono i cosiddetti passenger, che hanno una doppia possibilità: o far tornare indietro, quindi non avviene il tumore, non si induce il tumore, oppure possono spingere ulteriormente verso il tumore. Questo, ecco, in maniera molto, molto semplificata. I coli produttori di CNF1 producono sia driver che passenger, e questo, il fatto dei driver and passenger, spiega anche perché sul tumore non sono mai trovati i batteri che inducono il danno iniziale, ma altri batteri. Questi vengono trovati a fianco. I coli, quindi produttori di CNF, produttori di CNF ma anche di altre tossine, sono considerati sia driver che passenger. Infatti producono per esempio tutte queste tossine, sono tipiche di driver perché danneggiano per esempio il DNA, il ciclo cellulare, mentre invece il CNF1 è considerato un passenger, da alcuni anni è considerato un passenger, quindi è qualcosa che aiuta in determinate, spinge in determinate circostanze. E infatti alcuni lavori sono stati riportati già nel 2004 che associavano batteri produttori di CNF1 con il tumore del colon, e nel 2013 proprio, quelli erano lavori molto iniziali, insomma, quindi con pochi casi, e nel 2013 proprio invece Escherichia coli, produttori di ciclomoduline, il CNF1 è una ciclomodulina, associati al cancro colorettale. Infatti qui vedete, questi sono batteri produttori di CNF1, quindi è uno dei batteri più rappresentati nei casi di tumore. Ma veniamo di nuovo allora a questa doppia faccia, perché da un lato sembra che agisca come induttore di cancro, però ci sorprende, e ad un certo punto ci siamo accorti che invece poteva anche avere un effetto benefico. Infatti l'abbiamo usato iniettandolo nel cervello,
È un'idea un po', sembra un po' strana come idea, ma infatti noi siamo partiti dal fatto che attiva le RoG-GTPasi, che sono importantissime nello sviluppo neuronale, nella sinapsi, anche in alcune malattie neuronali sono implicate. E abbiamo visto che invece il CNF ha un effetto benefico, oltre a indurre cancro, può avere un effetto, a spingere verso il cancro, può avere un effetto benefico. Lo abbiamo visto su topi normali, migliora proprio le capacità cognitive e di movimento, e l'abbiamo visto su topi malati, topi di Alzheimer e topi che con una malattia rara, la sindrome di Rett. Quindi, diciamo, abbiamo questo doppio aspetto del CNF. Da un lato, per noi sembrava quasi che ci fosse una linea tracciata, no? Da un lato su cellule tumorali spingeva ulteriormente, dall'altro in cellule del cervello invece aveva degli effetti benefici. Però è uscito questo lavoro che ci ha sorpreso, in realtà ci ha sorpreso quando abbiamo saputo i risultati, perché siamo in collaborazione con questo gruppo di Pisa, in cui si è dimostrato invece un effetto antiproliferativo del CNF sul glioma, su cellule di glioma. E cosa abbiamo mostrato in questo lavoro? In vitro il CNF induce in maniera dose dipendente uno stop alla proliferazione cellulare, quindi come vedete qui c'è una diminuzione delle cellule attraverso il fenomeno della senescenza. Qui lo vedete, appunto, le cellule in blu sono cellule senescenti, ma anche apoptosi, attraverso apoptosi e necrosi, e riduce la migrazione cellulare. Quindi queste sono cellule di controllo e queste sono cellule di glioma che trattate con il CNF, che quindi non migrano nel passaggio di wound healing. In vivo anche è stato riportato che viene prima iniettato a questa linea cellulare proprio murina di glioma nel cervello del topo, dopo 5 giorni viene dato il CNF e poi viene vista la sopravvivenza nei giorni seguenti. Come controllo è stato utilizzato il TMZ, che è un chemioterapico usato in questi casi, e l'effetto è stato sorprendente perché il CNF prolunga la sopravvivenza anche molto di più di del TMZ. Sicuramente molto di più rispetto al controllo, e aumentando la dose a 80 nanomolare, che è comunque una dose molto bassa, aumentando la dose si aveva un effetto molto forte sulla sopravvivenza, cioè a 60 giorni i topi trattati con il CNF la maggior parte erano ancora vivi. Allora, ricapitolando, che cosa possiamo dire di questa tossina un po' eccentrica? Che in vitro aumenta le caratteristiche di cellule tumorali e in vivo induce, sembra promuovere il cancro del colon retto. In vitro migliora le funzioni astrocitarie, gli effetti che abbiamo visto prima sul cervello non ve l'ho detto, ma sono dovuti prevalentemente ad un effetto sugli astrociti, e in vivo aumenta le funzioni cerebrali, le funzioni cognitive, di memoria e di apprendimento. E poi uccide in vitro le cellule di glioma, come anche in vivo fa questo. Allora, è chiaro che a questo punto ci siamo domandati, ma qual è il fattore che decide la via che prende questa tossina? Stiamo lavorando proprio su questo, in questo periodo. Adesso vi presento alcuni dati molto iniziali, diciamo, di questi, perché stiamo cercando di vedere quali sono i fattori che possono influenzare questa attività. E prima di tutto è il tipo cellulare, ci siamo detti probabilmente è il tipo cellulare. Questo deriva anche un po' dalla nostra esperienza negli anni, cioè sulle cellule epiteliali, per esempio, causa allargamento e multinucleazione. Questo è un effetto tipico del CNF, le cellule vengono allargate in alto, ecco questo, quello che vi ho fatto vedere prima nella foto in sottofondo, e multinucleano. Avviene anche in cellule, queste sono cellule trasformate già, e queste invece sono cellule normali. L'effetto generale c'è, ma è comunque differente, è ridotto nelle cellule normali rispetto alle cellule trasformate, il che ci fa pensare che oltre al tipo cellulare è importante anche lo stato di trasformazione delle cellule. E a questo si aggiunge, noi sappiamo che, questo è stato già riportato, che per esempio il BCL2, che è un fattore di sopravvivenza cellulare che contrasta l'apoptosi, nelle cellule trasformate il CNF lo aumenta, nelle cellule non trasformate lo diminuisce. Quindi a livello molecolare anche fa delle cose differenti da questo punto di vista. Sui neuroni che cosa fa? Ha un effetto citotossico invece che noi non aspettavamo, perché visto il beneficio nella
apprendimento nella memoria, ci aspettavamo un effetto invece di aumento di organizzazione neuronale, invece un effetto citotossico, e questo è dovuto, l'abbiamo spiegato, poi l'abbiamo capito successivamente, al fatto che l'effetto è sui neuroni, sugli astrociti, che a loro volta poi supportano i neuroni. Infatti gli astrociti trattati con il CNF poi sono in grado di far sviluppare in maniera veramente esagerata, non ve l'ho mostrato, i neuroni. E poi, come dicevo, ecco l'altro effetto sugli astrociti, in cui, come vi ho detto, ha questo effetto che promuove, che facilita, che potenzia, anche dal punto di vista, qui vi faccio solo vedere dei mitocondri, sono dei mitocondri più allungati, molto più attivi, anche dal punto di vista energetico sono delle cellule più attive. Quindi il primo aspetto è il tipo cellulare e anche il differenziamento, aggiungerei. Dall'altro ci siamo domandati, e se fosse l'infiammazione, perché veramente se ne parla tanto, e oggi anche in questa sessione se ne è parlato, no, dell'infiammazione, e se fosse il fatto che il CNF si trova in un ambiente infiammato o non infiammato che fa la differenza? Allora, che cosa abbiamo fatto? Anche questo è molto iniziale, sono i primi risultati che stiamo avendo. In collaborazione con un gruppo di Copenaghen di immunologi abbiamo aggiunto dei supernatanti infiammatori alle culture. Quindi loro hanno fatto, hanno preso i PBA e le cellule del sangue periferico, hanno dato uno stimolo infiammatorio, ci hanno poi dato questo supernatante, quindi abbiamo fatto un esperimento proprio base, cercando di togliere tutte le cose più complesse, quindi proprio un esperimento semplice. Ci hanno dato questi supernatanti che derivavano da un'infiammazione, e noi abbiamo coltivato le nostre cellule epiteliali in presenza o meno di questo stimolo infiammatorio. E nelle cellule di controllo, vediamo qui a sinistra, non appare la freccetta, eccola, il CNF induce il solito allargamento cellulare, formazione di stress di fibre di actina e via dicendo, e aumenta anche proprio l'adesione cellula-cellula. Nelle cellule invece, in presenza di uno stimolo infiammatorio, il CNF fondamentalmente induce lo stesso l'allargamento cellulare e la formazione di fibre d'actina, però sono diminuite le giunzioni cellula-cellula, e le cellule hanno questo aspetto che noi definiamo mobile, quindi con una polarità, un davanti e un di dietro della cellula, che è tipo delle cellule, tipico proprio delle cellule che si muovono. Quindi questo ci fa ben sperare che questa sia una delle cose fondamentali che switcha l'effetto del CNF. Dal punto di vista della beta-catenina, abbiamo fatto questa prova per vedere se la beta-catenina poteva traslocare, perché è uno dei marker tipici del tumore, soprattutto nel colon retto, di traslocazione. Abbiamo visto che nei controlli già il CNF un po' permette la traslocazione della beta-catenina nel nucleo, quindi l'induzione di tutta una serie di geni a livello nucleare, e con l'infiammazione c'è un aumento molto molto importante di traslocazione nucleare. Quindi, a questo punto, ricapitolando, perché mi rendo conto che l'argomento è abbastanza variegato, no? Siamo partiti da questa domanda. Allora, è una tossina, una Janus toxin, che fa cose veramente opposte tra di loro. È un nemico o un amico? Sicuramente noi possiamo dire che fa tante cose opposte, perché molte di queste sono state parte proprio del nostro lavoro negli anni. Però possiamo anche dire che sicuramente ci sono degli aspetti che in qualche modo condizionano l'effetto che ha il CNF, che sono il tipo cellulare, l'infiammazione e lo stato di trasformazione. Questo l'abbiamo visto per il CNF, ma francamente noi pensiamo che possa essere anche molto più ampio, anche, si può pensare anche ad altre tossine. Ormai è un po' superato l'effetto la frase in cui si diceva una tossina un effetto, ogni tossina fa un effetto diverso, perché molte tossine agiscono specificamente così come agisce il CNF, quindi possono avere degli effetti molto variegati, tant'è vero che tante tossine vengono anche usate in terapia, alcune tossine proprio ormai stabilito, altre invece ci sono studi ancora in corso. Questo è quello su cui stiamo lavorando adesso, ci crediamo anche molto su questo doppio aspetto, tant'è vero che abbiamo appena presentato due progetti, sembrerà strano, ma due progetti europei, uno su questo aspetto del cancro, l'altro su questo aspetto benefico. Quindi ci sono due network europei che lavorano su questi due aspetti differenti di queste tossine.
questo è tutto il gruppo, volevo ringraziare tutto il gruppo che ha contribuito, che lavora su questa, sulla tossina in generale. Questi sono tutti quelli che lavorano su tutti gli aspetti della tossina con la dottoressa Carla Fiorentini, che è il, sotto la sua supervisione, siamo tutti sotto la sua supervisione. Non mi dilungo su ognuno perché veramente sarebbe troppo lungo. Un grazie particolare a Francesca Rosati, che su questo argomento di tossina, di CNF, cancro e infiammazione sta svolgendo la sua tesi. Grazie.